Buongiorno a tutti. Con questo video vi voglio far vedere come passare i nostri Bitcoin a PayPal. Il sito in questione è questo, si chiama coin2pal.info e adesso, come vedete, c'è già qui il puntino dove dice che voglio ricevere i fondi nel mio conto PayPal e c'è un costo di 20 centesimi. Qui mettete il vostro indirizzo email. E qui la quantità di Bitcoin che vogliamo vendere. Andando al mio blockchain, voglio vendere questi che sono 6,13 dollari e collochiamo questo nell'altro sito. Ecco, qua metto 0,01060210 e qui aggiorniamo. Ok, 5,79 e andrò a ricevere 5,32. Procediamo. Ok, qui si fa il caccia. Procediamo. Ok, il mio ordine è stato creato. Ok, adesso ve l'ho ricevuto un'email e vediamo. Arriverà un'email come questo dove dice che stiamo vendendo questo, mi darà 5,99 e il servizio costa 0,20 centesimi e mi impiegheranno 5 dollari con 79. Adesso qui andiamo giù, ok, e si clicca questo link per confermare. Ok, dopo aver incollato qua sopra è uscito questo che dice grazie al tuo numero di ordine e questo qui, e adesso il tuo ordine sarà rivisto, sarà approvato e riceverai tramite email istruzioni per procedere. Questo toma da pochi minuti. Speriamo e così vediamo. Bene, qui mi è arrivato subito l'email dove dice che devo trasferire i miei bitcoins a questo indirizzo e non ho altro che copiarlo e andare al blockchain. Ok. Sono qui già al blockchain, e faccio invia. Metto qui il mio indirizzo Bitcoin. Lo voglio mandare a questo e mando 0,010 60247. Allora, qui queste sono le tasse che loro mettono il sito, che è un sacco di tasse. Infatti mi rimane 3,73. Description Bitcoin to PayPal. Questo è optional. Vediamo. Adesso accettiamo. Qui invia. Alla fine rimane questo. Ok, come vedete qua la transazione è stata fatta. Adesso torniamo quando hanno già confermato questo. Io l'ho fatto con pochissimi soldi che avevo qui, però conviene ovviamente quando avrete un bel gruzzoletto, che come sapete ci vuole un po' di tempo. Qui mi è rimasto questo 0,16 e in quanto saremo pronti vi faccio vedere il termine di tutto. Ok, questo qui è l'ultimo email che mi è arrivato.
Allora, come blockchain ha messo delle tasse, l'email dice che ci aspettavamo questa cifra, invece è arrivata questa. Por lo che il mio ordine è stato aggiustato. Sto vendendo questo a questo e mi arriverà 3,65 con il costo di 20 centesimi, totale 3,45. Ok, anche PayPal mette 0,40 centesimi, totale 3,05. Come vedete, le tasse sono tante, per quello consiglio di fare sempre una quantità bella. Qui dice che riceverò il pagamento, magari un paio di minuti, e adesso andiamo subito a controllare. Ecco, finalmente mi è arrivato il pagamento di 3,45, mi è arrivato così, SXC, ok, è arrivato questo pagamento di 3,45, dopo PayPal prende 40 centesimi e in effetti arrivano 3,02. Come potete vedere qui, questo qui è PayPal. Ha tolto 43 centesimi, 3,02. Come vi ripeto, è meglio fare una quantità sostanziosa per evitare che tutti i soldini si vadano via con le tasse. Spero vi sia piaciuto il video, che abbiate capito un po' come fare. Da passare da Bitcoin a PayPal. Se avete dei dubbi, vi prego scrivete qua sotto e se vi è piaciuto, spero mi regalerete un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!